Dirigente scolastico Isabella Bella Marchio, professoressa Botricello diceva non vuole dimenticare l'esempio di Ilaria Alpi. Assolutamente no, perché Ilaria Alpi, questa giovane giornalista uccisa a Mogadiscio nel 94 per amore della verità, credeva che con il suo lavoro poteva cambiare il mondo e purtroppo non ci è riuscita perché l'hanno fermata, forse se non l'avessero fermata ci sarebbe riuscita. E quindi noi, ecco, vogliamo mandare questo messaggio ai nostri alunni, alla comunità, ognuno di noi facendo bene, operando bene, può contribuire a cambiare il mondo. Si ricorda l'esempio importante di Ilaria Alpi che Botticello non dimentica. Esempio di verità, esempio di ricerca di quelle che sono le verità nascoste di uno Stato italiano che molte volte ha nascosto tante verità. Speriamo che dopo tanti anni esca fuori finalmente la verità su questo caso. Ci sono state le riaperture delle indagini, speriamo che la magistratura faccia luce su una morte assurda di una giovane coraggiosa e valorosa che ha dato la vita per la ricerca della verità. Sì, non capita spesso, peraltro credo che questa intitolazione venga fuori da un percorso preciso che la scuola ha seguito, scegliendo tra vari nominativi che potevano appunto rappresentare un esempio e un'indicazione anche per le giovani generazioni. Alla fine questo percorso ha portato a Ilaria Alpi, che è una giornalista, quindi a noi fa molto piacere che la scuola ovviamente sia intitolata ad una giornalista, ma che rappresenta in un certo senso la quintessenza dell'eroismo di oggi, che non è quello mitologico di chi faceva cose eccezionali in guerra, ma è quello di chi oggi compie serenamente e con fermezza e con serietà il proprio lavoro, trovandosi purtroppo in alcune circostanze a diventare eroe o eroina per forza perché magari viene ucciso. Siamo tutti un po' piccoli eroi nel momento in cui svolgiamo la nostra attività con passione, onestà, alla ricerca della verità. Intanto complimenti a Botricello, a questo istituto che ha deciso appunto di intitolare questa scuola di Ilaria Alpi a una giornalista, a una eroina tra virgolette dei nostri tempi. Certo, è vero, siamo tutti degli eroi nel momento in cui ogni giorno con onestà, con determinazione, con passione svolgiamo il nostro mestiere. Secondo me è il punto di partenza questo per costruire veramente assieme una società migliore. È un'emozione grandissima anche perché nasce da un progetto didattico, non è un nome uscito per caso ma è un nome che gli studenti hanno studiato rispetto anche ad altre ipotesi e sono stati loro insieme al loro corpo docente a scegliere Ilaria Alpi per l'intitolazione di questa scuola. È un orgoglio per il paese anche perché dà un segnale poi importante, la ricerca delle verità, l'impegno, il coraggio, l'affrontare sempre il proprio mestiere con grande spirito di abnegazione, questo credo che sia il significato più importante.